furbetti del reddito di cittadinanza si aggirano soprattutto nei supermercati e nelle salumerie dove si dovrebbe fare la spesa. Il condizionale è d'obbligo perché, d'accordo con cassieri e commercianti, la carta gialla viene usata per tutt'altro, cioè per cambiare soldi, e la truffa è presto fatta, come ci racconta un esercente di Napoli. Come funziona il meccanismo? Ci sono delle persone che usano la carta del reddito di cittadinanza in maniera, diciamo, anomala? Molti clienti la usano normale. C'è una spesa tranquillamente, bene così. E ci sono altri che magari ti chiedono soldi, tipo, non so, mi dai 50 euro, ti chiedi 5 euro, cosa che io non voglio fare, insomma. Tanto fa piacere che ho dovuto fare 10 euro, se fosse un po' raccomandato. Allora, di qualche dispetto io accetto, senza prendermi niente. Quindi come funziona questo piacere che passa questa carta? Cioè, faccio finta che non parlo, ma è interessante. Prima di il negozio mi hanno chiesto la cortesia di... Dato che parlano di piccoli clienti, chi vanno lì sa, quindi hanno preso. Allora, racconto dalla cassiera, la cassiera fa. Non so, finta che un bancomat ha tre clienti. Praticamente fanno il bancomat, però prendono il contante, quando vuol dire che la signora va a raccaggiare, gli va a dare 200 di contanti, poi si prendono 15 euro, forse con la freccia qua, cioè se ne 15 euro, 100 euro, mi hanno chiesto anche il marito, e io ho detto di no, perché non mi va a chiesto di che proprio come uno che fa queste cose. Lei prima ha detto che invece in alcuni casi ha dovuto farlo. Che intende? Ci sono persone che hanno le spalle un po' crollate. Ci sono persone che lavorano normalmente, ma rispetto a questo lo sto facendo, poi farò finta che magari ti dico, farò finta che ti vengano a fare una pila, non ti posso proteggere, si può fare una pila, con debita un resto cortesino, questo capita una volta. Molti amici mi sono stati a lavorare. Giustamente lavorando vengono magari 600 al mese, con l'altro vengono di più, quindi ogni conviene lavorare. Con la scusa che può fare che vanno a lavorare. Magari 100 euro al mese, la farmacia per 10 euro al mese, un gioco attuale, facciamo questo 100 euro di contanti. Come fanno questi 100 euro al mese? Vanno a lavorare, non passa il pagamento, non passa il pagamento. E questa cosa lei la sa perché non presenta il problema? Me lo dicono quando è tardi. Hanno già un lavoro e sta prendendo la carta. Magari lavori, ma sembra a me che lo guardiamo, ma è stato futbolista, quando gli fa un consigliere, oppure una bella politica, la porchina, e per una bella politica,